Buongiorno ragazzi, oggi video dallo studio e parliamo di attrezzatura. Nello specifico andremo a sostituire il mio set luci nell'angolo, diciamo, divano recensioni. A parte scrivania dove ho questo pannello LED, lì una lucina RGB per fare un po' di colore, passiamo all'angolo recensioni che è molto semplice, niente di che. Una luce principale data da questo tubo neo, non so nemmeno più come definirlo, comunque una lampadina con un ombrello argentato e poi ho due lucine, una rossa e una verde, che metto appunto sempre per dare un po' di profondità, colore, eccetera, eccetera. Un setup che mi accompagna da un bel po', a me piace, ma diciamo che ho avuto l'occasione di portarlo a un livello successivo, perché tra tutti i bei giocattolini che mi arrivano, oggi mi sono arrivate queste. Colbor CL60, si tratta sostanzialmente di un grosso LED potente, parliamo di 60 watt circa, in grado di fare una bella luce potente, regolabile e dimmerabile. Sicuramente cambierà un po' il setup in studio, perché questa luce è vintage ma ancora molto efficace con l'ombrello, la andremo a sostituire a brevissimo. La scatola di cartone contiene questo case per portarci dietro la luce, eccola qua. Pala Colbor CL60, tutta quanta fatta in alluminio, quindi perfetta per dissipare. Qui abbiamo una protezione che va assolutamente tolta, se no si fonde, perché questi LED scaldano parecchio. E guardate subito il design, ha una particolarità con delle slitte, perché sostanzialmente questi LED si possono accoppiare per diventare dei veri e propri stack di LED. Potete unirne anche 5 o 6 assieme e andare a raddoppiare quindi la potenza. Ok, eccolo qua. Qua c'è il pulsante di accensione, un po' di controlli vari e la presa USB-C che va assolutamente sempre usata. Questi LED non hanno un'alimentazione interna, dobbiamo sempre usare il suo alimentatore. Alimentatore che è questo qui, assomiglia molto a un alimentatore per computer, quindi abbiamo un USB-C e qua abbiamo il trasformatore. Penso anche che se lo si va a usare in qualche computer potrebbe anche funzionare. Comunque qui abbiamo il cavo, non troppo lungo, questa cosa qui non mi piace tanto, vuol dire che dovrò utilizzare delle prolunghe in studio. E nella confezione ci viene dato anche questo qui, che è un piccolo diffusore, perché queste luci qua vanno tutte quante utilizzate con dei diffusori, perché diversamente senza sono troppo dure, esattamente come l'ombrello, nel mio caso, queste luci qui possono avere appunto vari diffusori come questo qui, con un famoso tipo di attacco che viene definito Bowens, e l'anello appunto Bowens è qui, viene sempre dato in confezione e si interfaccia semplicemente andando a spingerlo dentro la luce. Dopodiché questi diffusori si inseriscono così e girando si bloccano. Questa qui è una possibile configurazione che quindi Colbor ci dà già nella confezione, però io non l'andrò a utilizzare perché creerebbe una luce molto dura. Ok, l'ho attaccato alla corrente, andiamo ad accenderlo qui. Vedete che è partita, non so se l'avete sentito, una piccola ventola e la luce è questa, veramente molto molto forte e molto molto direzionale. Chiaramente qui abbiamo tutte le scene e utilizzando questi due selettorini qua possiamo andare a cambiare intensità da 100% a 40, eccetera, eccetera, e la temperatura colore. Adesso è 2007, quindi molto calda. Possiamo andare a una luce più fredda, sui 4000 ad esempio. E poi tutti gli altri tasti ci consentono di fare tutta una serie di regolazioni interne
potete usarla anche per fare la luce di Batman. Visto che però volevo sostituire il mio set di luci in studio, mi sono già un po' chiesto che cosa mi potete servire, e in particolare andremo a utilizzare due di queste Kolbe CL60 che hanno un prezzo buono, perché per la costruzione che hanno, hanno anche una applicazione comoda per smartphone, per gestire colori eccetera eccetera, costano circa 150-160 euro, quindi veramente un ottimo prezzo per delle luci di questo tipo. Quello che volevo fare io, mi sono procurato due tipi di diffusori che adesso vi mostro. Allora, il primo è molto semplice perché non è nient'altro che un cono tipo quello di prima, quello dato in confezione è molto piccolino, così quindi è più grande, con una forma più stondata, quindi luce un po' più morbida, e questa griglia che appunto è a nido d'ape, honeycomb, serve per fare una luce con meno ombre sul vostro viso sostanzialmente. Insieme a questo diffusore veniva anche dato, diffusore, modificatore, viene anche dato questo, che non è nient'altro che un piccolo cappuccetto, eccolo qui, che di nuovo serve per creare una luce più diffusa. Quindi l'andiamo a inserire qui. Tac. Ok, l'abbiamo collegato. Adesso dobbiamo andarlo a metterle su uno stativo. Sempre nella borsetta di prima, non avevo fatto ancora vedere l'adattatore che viene dato, sempre in metallo, molto molto carino, che quindi basta andare a infilare qui, bloccarlo e andarlo a montare su uno stativo. E a questo punto vi mostro il mio piccolo segreto, che eccolo qui l'altro CL60 che ho messo sopra a questo gigante modificatore ottesagonale, quindi una forma abbastanza geometrica. Guardate quanto è bello, anche abbastanza grossino come potete vedere. Qua abbiamo il mega led super potente e qua tutto attorno abbiamo questa superficie riflettente. Ci sono due tipi di modificatori, questo qui con il velcro si attacca lungo i bordi e quindi fa una sorta di lampione, o se no possiamo usarne uno più interno che è più carino, adesso proverò a montare. Passiamo quindi da così qua con le nuove luci, una alla mia destra e una alla mia sinistra, in realtà abbastanza più in alto. Gigante asta con gigante luce, diffusore, modificatore, e di qua l'Honeycomb, eccola qui, guardate che bella, con appunto tutta quanta la luce su uno stativo. Ho lasciato per il momento queste due luci di riempimento colorate. Magari a voi potrebbe sembrare molto molto simile, ma andiamo a provare la applicazione Kolbe, dove ho creato una scena, la rinominiamo studio. Ok, così è un setup per il momento, diciamo, da rivedere. Comunque l'ho creato. Questo qui è l'Honey, che potrei andare anche a spegnere. Voilà, e la luce di riempimento dell'Honey, guardate che roba, così è spenta, c'è soltanto la luce grossa in alto, tutte e due spente, tutte e due accese. In questo momento soltanto la luce Honeycomb sulla destra. E voilà, nuovo setup di luci in studio creato. Devo ancora pensarci un attimino a come disporle, ma comunque così è un inizio. Più o meno ho ricopiato il setup principale, aggiungendo quella grossa luce lì. Vedete come in realtà sia diverso, non per forza migliore, magari devo ancora lavorarci. Comunque sicuramente è un ottimo punto di partenza per creare un po' di cose, sperimentare, eccetera, eccetera. Quel softbox lì che ho preso è veramente gigante,
l'ho acquistato su Amazon, non pensavo che arrivasse una cosa così gigante e anche un po' complessa da montare. Comunque, una volta montato, così rimane, non ho intenzione di smontarlo perché ci ho messo veramente un po' per montarlo. Richiede anche peraltro uno stativo abbastanza grosso e con dei contrappesi, perché sennò si ribalta tutto. Aggiunge un bel po' di complicazioni alla vostra vita, però diciamo fa scena, no scherzo, fa una bella luce. Quindi spero di avervi dato un po' di spunti di riflessione per il vostro studio, quali luci scegliere, quali modificatori scegliere. Se avete qualche tipo di domanda o suggerimento per il mio setup, scrivetelo qui sotto nei commenti. Io sono sempre Luca, siate sempre su Orotherapy e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!